Benvenuti a Silenzio in Sala, lo spazio di approfondimento sugli eventi e gli spettacoli che caratterizzeranno i prossimi giorni. E partiamo subito con sabato 14 dicembre, doppio appuntamento, il primo ad Arezzo che vi segnalo al Teatro Petrarca alle 21, quando salirà sul palco il giornalista Andrea Scanzi con lo spettacolo Shine On. L'inaudita bellezza dei Pink Floyd, dunque il racconto che è anche un omaggio ad una delle più grandi band di tutti i tempi della storia della musica contemporanea. Un evento che bissa l'altro spettacolo dello scorso luglio, quando molte persone restarono fuori dall'Arena Eden, sempre dedicato ai Pink Floyd. Ecco dunque l'occasione con questo bis, per non lasciarsi sfuggire la celebrazione del gruppo inglese. Verrebbe anche quasi da chiedersi perché un teatro, diciamo, classico, tradizionale come il Petrarca per celebrare i Pink Floyd, abituati a concerti per decine se non centinaia di migliaia di persone. Beh, verrebbe anche da rispondere che lo storico leader Roger Waters oggi è molto più a suo agio proprio sul palcoscenico teatrale piuttosto che sul palco di uno stadio, dal momento che la sua produzione musicale, la sua produzione artistica sia diretta anche molto verso la musica classica e perfino l'opera lirica. Dicevamo sabato 14 dicembre c'è anche un altro appuntamento che mi piace sottolineare e ricordare: alle 21.15 al Teatro Comunale di Bucine va in scena lo spettacolo Casa di Bambole, liberamente ispirato agli scritti che Ingeborg Bachmann compose dopo il suicidio dell'amato poeta Paul Celan. Lo spettacolo vede una donna nella sua casa alla fine di una festa e in attesa l'indomani dell'arrivo del suo uomo. Durante questa stessa attesa scopre un'altra se stessa con cui dialogare. Sulla scena un cubo fatto di canne di bambù, una sorta di cassa di risonanza delle voci e dei pensieri della protagonista. Teatro Signorelli di Cortona, quindi ci spostiamo anche temporalmente a lunedì 16, martedì 17 dicembre alle 21.15. Veronica Pivetti è la protagonista di Victor und Victoria, quindi al Teatro Signorelli di Cortona. Fa da sfondo allo spettacolo La Berlino degli anni 30. Victoria Weber, talentuosa, intraprendente, sfortunata, soprano, diciamo che annaspa alla disperata ricerca di una scrittura per arrivare a fine mese. Non c'è lavoro, non ci sono soldi, l'inverno non fa sconti, specie se si vive vestiti in un cappotto di tela liso dagli anni. Fra un provino e un altro, Victoria Weber incontra un personaggio singolare, un signore elegante, attore, cantante, che però all'occasione può diventare un alter ego, ovvero una ballerina e una soubrette. Mercoledì 18 dicembre invece c'è un doppio appuntamento ad Arezzo peraltro anche in replica giovedì. Comunque partiamo con il Teatro Virginian, mercoledì 18 dicembre, dicevo, alle 21, Teatro Virginian di Arezzo, Lorenzo Baglioni in Bella Prof, per raccontare il mondo della scuola e della didattica tra congiuntivi, ossidoriduzioni, leggi di Kepler e gli immancabili, al mondo d'oggi, social network. Ci saranno canzoni, stornelli che hanno reso celebre proprio Lorenzo Baglioni sul web attraverso una serie di visualizzazioni che hanno raggiunto addirittura i 40 milioni tra Facebook e YouTube. Ci saranno anche monologhi comici scritti sempre da Lorenzo in questi anni, quindi una sorta di one man show. Teatro Petrarca, la stagione di prosa, Ottavia Piccolo, l'orchestra multietnica di Arezzo, mercoledì 18, giovedì 19 dicembre alle 21, Oriente Express, Haifa è nata per star ferma, scritto da Stefano Massini, un grande interprete contemporaneo di letteratura e teatro, collaboratore di Repubblica, volto televisivo alla 7, dove racconta storie a Piazza Pulita. Anzi, visto che siamo in periodo natalizio, se cercate un regalo
regalo letterario e teatrale, anzi, allo stesso tempo, mi sento di dare un consiglio, qualcosa sui Lehman, proprio di Massini, davvero una grandissima opera. Lo spettacolo è la cronaca di un viaggio, una storia vera, 2015, una donna anziana da Mosul si mette in fuga con la nipotina di 5 anni, insieme percorrono ben 5.000 chilometri dall'Iraq fino al Baltico. Un racconto fra musica, parole, senza davvero un attimo di sosta, la terribile corsa per la sopravvivenza. In occasione proprio di Occident Express al Teatro Petrarca sarà realizzato proprio un film sullo spettacolo che avrà una distribuzione nazionale. Termina infine il Passioni Festival Feltrinelli, libreria Feltrinelli Point di Arezzo alle 18 di giovedì 19 dicembre. Salirà sul palco, diciamo protagonista, più che salirà sul palco, protagonista sarà Valentina Vignali, giocatrice di basket, 28enne. Parallelamente all'attività sportiva, Valentina negli anni ha portato avanti anche la sua, diciamo, attività, la sua passione di modella, ha partecipato a Miss Italia, è stata testimonial di numerose campagne pubblicitarie, ha preso anche parte ad una edizione del Grande Fratello. Personaggio social, seguitissimo anche Valentina nel suo libro Forti come noi, edito da Sperling & Kupfer, racconta le sue personali vicissitudini legate soprattutto alla malattia che l'ha colpita e le ha imposto delle cure davvero debilitanti. In queste pagine Valentina spiega anche la sua successiva lotta tenace per potersi continuare ad allenare e tornare a calcare un parquet di basket.